il leader della Lega. Bentornato. Un leghista che gioca almeno qua col pubblico, gioca in casa. C'è un'accoglienza sempre calorosa, sono contento quando vengo qua. Oh, vede, ora spero di rovinarle un po' la serata con qualche domanda, però a loro piace. Allora, la prima domanda è semplice. Dica. Berlusconi, 23 anni di potere, di governo, di politica, non ha cambiato il paese. Perché ci dovrebbe riuscire questa volta? Perché ci sono io. No. Allora mettiamola seria. No. Mi faccia. Quali errori gli impedirà di ricommettere? Mi faccia dire, ovviamente sono arrivato qua con tabelle, libri, documenti. Però sa una cosa, me l'hanno detta prima dei ragazzi calabresi che ho incontrato in aeroporto. Molta gente, penso molta gente anche qua in studio, molta gente a casa, soprattutto questa volta in un momento di crisi sociale, di confusione, dove tutti dicono farò, andrò, darò, regalerò. Molti votano, al di là dei programmi, sulla fiducia. Mi fido di te o non mi fido di te? E quindi ci vorrà testa, però ci vorrà anche occhio e ci vorrà cuore e ci vorrà sensazione. Sì, e io conto sul fatto che molti italiani si fidino. Io penso che lei abbia ragione, tra l'altro basta indicare una strada piuttosto che dare dei numeri, no? Questo è un punto su cui torneremo, perché poi, diciamo, tutti vogliono abolire tutto, compreso lei, poi la cosa costerà, ovviamente, ma ne parleremo. Non basta la passione, ovviamente se tu proponi una riforma delle pensioni devi spiegare da dove entrano i soldi, a chi dà i soldi, e però sai qual è stasera. La cosa che, non dico che mi differenzia, non sono un genio tutt'altro, pregi e difetti come tanti italiani, che visto che i politici non sono amatissimi in questo periodo storico, io mi posso permettere di prendere il taxi, di andare al supermarket a comprare un litro di latte. So che un litro di latte costa 1,60 euro, mentre qualche ministro non sa quanto costa un litro di latte perché non fa la spesa. Al di là di andare ai giardinetti con i miei figli. Al di là della qualità che sicuramente lei ha, lo può fare anche perché sta all'opposizione. Ci vogliono due settimane in cui lei è ministro degli interni, gli sbarchi più o meno restano quelli soliti. Mi dia due settimane di ministero dell'interno e ne espello 100 al giorno. Perché ce ne sono troppi? Come li prende? Perché ce ne sono troppi? 100 al giorno, dove li porta? In aereo. 100 al giorno vuol dire che in due settimane ne ha portati via 1.400. Quanti voli aerei sono? Beh, guardi, la Svezia, la civile Svezia ha preannunciato, governata dalla sinistra, un paese voluto, moderno, accogliente, ha preannunciato 80.000 espulsioni perché anche loro ha detto non ce la facciamo più. Preannunciare ne può usare. Li metti in aereo. C'è qualcuno che gli aerei li usa per portarli in Italia. Ma io li userei per riportarli a casa loro. Ma dove li manda? Qual è casa loro? Il problema è sempre quello. Ma aspetti, tanto Nigeria, ci arriviamo. Bangladesh. No, i dati 20 sono... in Nigeria, no, 20 no, no, in no, Bangladesh. No. Ah, gli sbarcanti in Italia sono dalla Nigeria, dal Bangladesh, dalla Costa d'Avorio, dal Nord Africa. Alcuni di questi paesi, la Nigeria, cresce più dell'Italia. Quindi semmai dovremmo essere noi ad andare in Nigeria. Partono tutti dalla Libia e sono, ma non sono libici. Autocertificare la nazione da cui vengono. Lo dico, nel momento in cui li identifichi, dicono io sono Giovanni Floris e arrivo dal Bangladesh. A parte che il Bangladesh è lontano e non capisco perché dal Bangladesh debbano arrivare tutti in Italia. Io le dico, Giovanni Floris, lei che lavoro fa, scappa dalla guerra e che cosa vuole fare in Italia? Se tu non scappi dalla guerra, puoi essere simpatico, ma ti riporto da dove sei arrivato, ma perché in Italia tutti non ci stanno. Ma se lui non viene da dove dice, quelli non se lo riprendono. No, no, cioè, beh, se io le dico, lo vengo dalla Nigeria, no, lo devi certificare. Quando scendo al balcone. Quando li identifichiamo, funziona così, in tutte le questure, tu devi dare generalità e paese di provenienza e devi spiegare perché sei arrivato. Dici un paese. E dici la Nigeria. Diciamo, la maggior parte la arriva magari dalla Nigeria. Invece vengo da il paese, paese esportatore di sbarcanti numero uno è la Nigeria. È un'autocertificazione, onorevole. Ma siccome c'è un accordo nostro con la Nigeria. Non è che ti riprendono sulla base della tua autocertificazione. Allora, oggi l'Italia... No, scusa, oggi l'Italia ne espelle 15.000 all'anno, pochi, e ne riporta un pochino in Nigeria, un pochino in Bangladesh, un pochino in Marocco. Che uno riesca a espellere. Posso dirle che in Italia ci sono troppi clandestini che vanno in giro a fare casino a Roma e a Milano, io non ne posso più? Questa è la premessa. Posso dirglielo? Allora,
ne parliamo dopo. Senza che i vescovi mi faccia si arrabbino. Dire, posso dirle che questa è la premessa per cui uno chiama un politico a risolvere il problema, non a ripetere e che non c'è vedo problema. L'ora di farlo. Allora. Perché gli accordi prevedono che torni da dove sei arrivato. Mi dica, Berlusconi, quali errori non deve ricommettere di quelli che ha commesso nel passato? No, ma guardi, non mi appassiona il dibattito sul passato. Mi appassiona il dibattito sul futuro e su... Io sono padre. Ho due figli di 5 e 14 anni, mi appassiona che cosa faranno finite le scuole elementari, finito il liceo, e che mia figlia, che oggi ha 5 anni, possa fra qualche anno prendere l'autobus a Milano senza l'angoscia di avere qualcosa in borsetta perché rischia. Senta. Quindi mi interessa questo, il futuro. Allora, onorevole, cerchiamo di strutturare il nostro percorso. Ha sentito la presidente Boldrini dice... C'è un pericolo della destra proprio, c'è un pericolo della destra. Lei però non mi vuole bene, perché se non c'è la Fornero c'è no, la Boldrini. No, ma c'è anche la quindi... Fornero, sta per arrivare anche la professoressa Fornero. Sono circondato. È chiuso in un panino. Ma va diciamo. Bene, poi saranno gli italiani, lo dico con simpatia, a decidere. Non penso che ci siano i pericoli fascisti in Italia, ecco. Anche D'Alema l'ha detto. Lei pensa veramente che milioni di italiani che votano la Lega sognino il Duce e siano estremisti? Oggi ho presentato la candidatura del professor Alberto Bagnai, uno dei massimi esperti europei sull'euro, sulla sovranità monetaria, sulle banche, che arriva dalla cosiddetta sinistra. Io credo sempre di meno alle differenze destra-sinistra. Ormai io divido la politica e la società in uomini liberi e servi di qualcuno. Una semplificazione. Senta, allora, vi dicevo, strutturiamo. Ci sono delle ragioni culturali per cui i suoi critici la contestano e contestano il centrodestra e ci sono delle ragioni prettamente economiche. Cerchiamo certo. di fare tutte e due. Prego. Le culturali ci arriviamo successivamente, però ecco, il flash è quello non solo della Boldrini e di D'Alema, ma anche della CEI. No, la CEI dice, abbiamo addirittura risentito parlare di razza bianca. Sono delle frasi che spaventano. Lei non è rimasto troppo spaventato, anzi il candidato Fontana ha detto guardate io ho pure chiesto scusa in qualche modo, ho detto non lo ripeto più, però in fondo sono aumentato nei sondaggi, quindi... Ma guarda, io la gente che trovo per strada e parlo dei grandi imprenditori come parlo dei commercianti ambulanti, chiede delle regole, perché in Italia tutti chiedono diritti ma spesso ci si dimentica dei doveri e io sarò contento di dire... al portavoce dei Vescovi, a cui ho chiesto un incontro che spero venga organizzato, che io chiedo semplicemente un'immigrazione limitata, controllata e qualificata, come c'è in Svizzera, come c'è in Canada, come c'è in Australia. Se aiuti il mio paese a crescere, sei il benvenuto, può essere bianco, nero, giallo, rosso o verde, però molto semplicemente con 5 milioni di italiani disoccupati e 5 milioni di italiani che vivono in povertà, io prima... Penso agli italiani in difficoltà. Senta, non posso aprire le porte di casa mia a tutto il mondo. Credo che la CEI, lei sarebbe il primo incontro che fa con la CEI. Sì, ma io non penso però che la CEI le contesti il piano politico o programmatico. Credo che contesti più che altro un approccio, un linguaggio, un sistema culturale che lei rischia di risvegliare. No, guardi, le comunità dove gli immigrati, regolari ovviamente, sono meglio integrati... Sì, appunto, è razza bianca sostanzialmente, cioè parlare con termini come la razza bianca. Perfetto, ma lui ha detto, ho usato un termine sbagliato. Bene, perfetto, punto a capo. Qual è il problema? L'ha detto anche l'ex rabbino di Segni della comunità ebraica. C'è un certo tipo di immigrazione, soprattutto che arriva da alcuni paesi islamici, che è un pericolo per la nostra cultura e le nostre donne. Poi uno può usare la parola che vuole e che non vuole. Cioè le donne, lei dice, per il sistema culturale di sottomissione... Sì, perché nella maggioranza dei paesi, nella maggioranza dei paesi islamici, è bene che lo si sappia, c'è la dichiarazione universale dei paesi islamici, che non hanno firmato la nostra dichiarazione dei diritti, dove c'è scritto che la donna vale un po' meno dell'uomo. Ma infatti scappano. Ora io, no, scappano gli uomini. Beh, scappano e anche ci portiamo donne, qua uomini che poi ritengono... che le donne siano oggetti, per cui mettere le mani addosso a una donna è quasi giustificato perché al mio paese si fa così. Torna al tuo paese a fare così. Non è che siamo la Svezia, su quel fronte non è che anche noi siamo in un paese di massima emancipazione da quel punto di vista. Ma siccome ho già abbastanza italiani delinquenti,
non è un buon motivo per far arrivare degli inquilini. Vabbè, li selezioneremo, però c'era nel progetto dello Ius Soli una sorta di esame culturale, pure questo ne parliamo dopo. Senta, la questione economica è il secondo fronte, visto pronti. Sono pronti i colleghi che la intervisteranno. Tabelle, numeri e statistiche. No, io le voglio dire un'altra cosa, cartello 11, questa legge Fornero, no? Cartello sì. 11, sa cosa ha detto Berlusconi? Ha detto l'aumento della vita media collegato al calo della natalità rende necessario un aumento dell'età pensionistica per mantenere i conti in equilibrio. Sì. Quindi i presupposti della legge Fornero devono restare. Il difetto principale della legge Fornero è che l'ha fatto tutto in un botto. Cioè, dalla sera alla mattina ci sono italiane e italiani che avevano firmato un contratto con lo Stato e con la propria azienda che prevedeva che sarebbero andati in pensione da lì a pochi mesi, a cui sono stati rubati 2, 3, 4, 5, 6 anni di vita. Un conto è adeguare di qualche mese, se sale l'aspettativa di vita, l'epoca dell'andata in pensione, ci mancherebbe altro. Un conto è farlo dalla mattina alla sera fregandosene dei diritti acquisiti. Quindi io, per tutti quelli che sono stati derubati di anni di vita dalla legge Fornero, prevedo, questa è la proposta della Lega e di tutto il centrodestra, che dopo 41 anni di contributi versati sia un sacrosanto diritto andare in pensione e fare i nonni, che è la cosa più bella del mondo. Diciamo, andare in pensione e fare i nonni. Assolutamente sì. Senta, le direbbe uno storico, magari non di parte, che è vero quello che dice, la legge Fornero fu terribile, fece un salto terrificante, ma lo fece perché Berlusconi fece impazzire lo spread, eravamo vittima dei mercati all'epoca. Guardi, all'epoca del famoso spread gestito da due computer fra Berlino e Bruxelles, in Italia c'era meno disoccupazione, meno povertà e il reddito degli italiani era più alto. Quindi quelle sono manovre della finanza che poi hanno portato al governo Monti, al governo Letta, al governo Renzi, al governo Gentiloni. Domanda, questi governi dei sacrifici che ci hanno imposto perché bisogna fare i sacrifici per il bene dei nostri figli, hanno diminuito o hanno aumentato il debito pubblico? Risposta, l'hanno aumentato. Quindi... Allora.